Eccola. Quindi stavamo dicendo che bisogna bloccare i petali più grandi attorno ai petali più piccoli. Ho preso uno dei due fili, i primi due fili che ho eliminato, e lo faccio passare dentro al primo petalo di quelli piccoli e poi dentro al calice in corrispondenza con l'apertura del primo petalo grande. Poi faccio ritornare su sempre dalla stessa parte, quindi lo blocco in questa maniera. Ecco, non si vede nulla, vedete? Non si vede niente. Faccio la stessa cosa, quindi prendo il secondo dentro ai due mezzi petali del secondo petalo medio e lo infilo dentro sotto al calice dove c'è l'aggancio del calice del secondo petalo grande. Lo ritiro su e lo rimetto di nuovo da dove è partito. Adesso stringiamo un po', vedete? Non si vede nulla. Stessa cosa, quindi terzo petalo, sotto al calice, esco fuori, rientro dentro la metà del terzo petalo grande e riesco da dove sono entrata. Quindi eccoci qui. Stessa cosa, quindi entro dentro al quarto petalo, entro di nuovo, quarto petalo, grande, sotto al calice, tra il calice e il petalo, poi rientro dentro alla metà del quinto calice, nel quinto petalo e ritorno su. Spero di essere stata chiara. In caso non c'è spiegazione di questo, non c'è. Quindi faccio l'ultimo aggancio, entro dentro al quinto petalo medio, sotto al calice, sotto al quinto petalo grande, dentro petalo grande e riesco da dove sono arrivata. A questo punto sono tutti bloccati e si sono incontrati, cioè ci siamo incontrati con gli altri fili che ho tolto, vedete? Con i secondi fili che ho eliminato e qui sono quattro, eccoci qua. Qui sono i quattro fili che ho eliminato tra la prima serie di petali e la seconda serie di petali. A questo punto io li unisco assieme, faccio un nodo doppio mezzo nodo, li blocco assieme. E poi un nodo semplice per poi eliminarli. Quindi il blocco così. Tanto questo va a finire all'interno della rosa. Ecco, taglio. Non c'è bisogno di bruciare nulla. Ok, mi sono rimasti gli altri fili rossi. Eccoci qua. Noi abbiamo, adesso ancora continuiamo a tenere aperti tutti i petali. Continuiamo a tenerli aperti. Adesso dobbiamo fare in modo che questi fili rossi e anche quello verde vadano dentro al buchino della vice.
lo allargo leggermente, perché tanto comunque poi lo posso benissimo richiudere, e con un ago o con un uncinetto cercare di metterlo all'interno del buchino che sta qui, uno per volta, con molta molta calma. Questi sono due, e adesso anche gli altri due. Vediamo un po' se togliamo quelli che non ci servono, poi il terzo, e il quarto. Mi è rimasto soltanto il filo verde, ma il filo verde mi servirà per mettere la perlina. Adesso metteremo anche la perlina. Ecco, io ho passato tutti i miei fili rossi, cerco di dare una ordinata a questa rosa, gli do la giusta cerco di fare in modo che si assestino. Prendo soltanto i rossi e gestisco solamente i fili rossi. Eccoci qua. Io posso a questo punto infilare la mia pietra gialla.